disgraziato. Discutevano per la vaghezza, non contava niente la mia dolcezza. Espressi il mio dolore in una lettera piena d'orrore. Andai sul ponte e la morte doveva di fronte. Oggi alcuni ragazzi si credono forti quando gli altri fanno dei torti. Mi chiamo Michele, avevo un sogno in mente e si vedeva continuamente. Avevo un amico e aveva tanto bisogno e di questo non me ne vergogno. Mi chiamo Michele, non ho potuto mostrare la mia parte migliore, ma la mia qualità era la migliore. Il mio carico era sempre più pesante. Desideravo solo un angolino per giocare con un altro bambino. Volevo scappare lontano, quel bel paese mi avrebbe preso una mano. Una barca vide arrivare, finalmente potevo sognare, ma l'Italia ha preso la decisione, non ci voglio andare alla loro nazione. Thank you.
fatto sorridere, ma ci avete detto tantissime cose, avete suscitato tantissime emozioni. Credo negli esseri umani che hanno il coraggio di essere umani. Ricordatevele sempre queste parole, applichiamole tutti noi ogni giorno, perché davvero abbiamo bisogno di essere umani. Ci avete parlato di ponte per costruire un mondo diverso, ci avete parlato di conoscenza, la conoscenza del diverso, la conoscenza dell'altro. Ieri sera padre Alex Zanotelli ci diceva con passione che abbiamo bisogno di conoscere la verità dell'altro, tutti gli altri, qualunque altro incontriamo. E non è finita qui, continuiamo con un crescendo di emozioni, con l'ultima performance dell'Istituto Comprensivo Raffaello Giovagnoli. È un lavoro curato dalle professoresse Alessandra Valentini e Daniela San Lorenzo. La riflessione che sta alla base di questo lavoro, allora, con la clap permettendo andiamo avanti. La riflessione che sta alla base di questo lavoro è la seguente: il futuro della libertà, dei diritti, della giustizia dipende anche da ciascuno di noi, dipende dai valori che incarniamo e trasmettiamo nella nostra vita, dai doveri che riconosciamo come cittadini, dalla passione con cui ci battiamo per superare le disparità dei diritti tra persone. L'educazione alla pace e alla cittadinanza devono sostenere la crescita dei giovani e il loro impegno attivo nella società. Senza questa dimensione ogni comunità è destinata a indebolirsi. L'affermazione dei diritti dell'uomo è una sfida che si rinnova ogni giorno, è un traguardo sempre da conquistare e riconquistare. Gli alunni ora ci mostreranno fotografie e personaggi che con il loro coraggio hanno cambiato la storia dei diritti umani. Leggeranno passi tratti da libri e reciteranno in poesie inerenti il tema dei diritti umani.
sono parole di Eleanor Roosevelt. Dove iniziano i diritti umani universali? In piccoli posti vicino a casa. Così vicini e così piccoli. Essi non possono essere visti su nessuna mappa del mondo. Ma essi sono il mondo di ogni singola persona. Il quartiere dove si vive, la scuola frequentata, la fabbrica, fattoria o ufficio dove si lavora. Non hanno significato lì, hanno poco significato da altre parti. In assenza di interventi organizzati per sostenere chi è vicino alla loro casa, guarderemo invano il progresso nel mondo più vasto. Quindi noi crediamo che il futuro dei diritti umani è nelle mani di tutti i cittadini, in tutte le nostre comunità. La foto mostra gli ebrei catturati dalle truppe tedesche durante la rivolta nel ghetto di Varsavia tra l'aprile e il maggio del 1943, tra cui un bambino con le mani alzate. Questa fotografia, di cui non si conosce l'autore, appare in un album composto dal generale delle SS Strupp. L'album viene presentato come prova al Tribunale Internazionale di Norimberga. Nei decenni successivi la foto diventa una delle immagini più emblematiche dell'Olocausto. Queste sono le parole di Eleanor Roosevelt. Appena uscita dal lager ho capito fin dal principio che nessuno aveva la capacità di ascoltarci, di comprendere quello che era accaduto. Per 45 anni ne ho parlato solo con gli amici più intimi, con mio marito, con gli altri no. E solo a 60 anni questo mio provvidente vedere si è sciolto. Il mondo non ci capiva e non aveva voglia di capirci. Sa cosa vuol dire indifferenza? L'indifferenza è più colpevole della violenza stessa. È la patria morale di chi si volta dall'altra parte. Succede anche oggi, verso il razzismo e altri errori del mondo. La memoria. La memoria vale proprio come vaccino contro l'indifferenza. C'è un paio di scarpette rosse di Joyce Lusso. C'è un paio di scarpette rosse, numero 24, quasi nuove. Sulla suola interna si vede ancora la marca di fabbrica. Schulz lo vuole. C'è un paio di scarpette rosse in cima ad un mucchio di scarpette infantili. A Bunkerman servivano a far coperte per i soldati. Non si sprecava nulla. E i bambini li sfogliavano e li radevano prima di spingerli nelle camere a gas. C'è un paio di scarpette rosse per la bambina.